9 luglio. Tamburiello si dimette. A Venosa è il commissario. Il sindaco ha protocollato le sue dimissioni. Clamorosi sviluppi dopo l'ultimo consiglio comunale. Comune commissariato per 10 mesi. 10 luglio. Piove, cascate e allagamenti. Diluvio a Melfi, Rapolla, Matera e Potenza. Momenti di paura per i violenti nubifragi che si sono abbattuti sulle città. A Melfi alcune arterie nel primo pomeriggio erano impraticabili. 11 luglio. Il petrolio lucano finisce nel mare di Taranto. 3 giorni fa l'allarme per il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città, un blackout e poi i primi problemi. Il liquido semiraffinato hanno cominciato a riversarsi in mare. 12 luglio. Fenice continua a inquinare. Grande preoccupazione del Comitato Diritto alla Salute di Lavello dopo gli ultimi dati al PAB. La messa in sicurezza non funziona, i valori peggiorano ma nessuno fa nulla. 13 luglio. Codice rosa. Firmato un protocollo che coinvolge istituzioni, strutture sanitarie e forze dell'ordine. L'obiettivo è esportare un modello che, finora, ha dato risultati importanti nella lotta alla violenza. Non solo quella contro le donne. 14 luglio. La Basilicata risulta tra le regioni più colpite dal disagio economico e dall'interno del Mezzogiorno evolve verso le ultime posizioni. 15 luglio. In Basilicata, tra aprile e giugno del 2013, si sono iscritte 965 nuove aziende e ne sono cessate 615, con una percentuale superiore alla media del Mezzogiorno e dell'Italia. Altro campanello d'allarme è quello dei fallimenti. C'è la casa.
Dio, tu che dall'alto vedi le miserie e le sofferenze umane, tu che hai sacrificato tuo figlio per la salvezza dell'umanità, tu che hai fatto l'uomo libero, libera me dall'egoismo e concedimi di rendere i fratelli sofferenti ciò che tu mi hai dato. Fa che una parte di me, dopo la mia morte, renda felice altri esseri, colpiti da malattie e bisognosi di trapianti. Dammi la gioia di donare, come ha fatto tuo figlio in croce, almeno una parte del mio corpo, perché possa rendermi utile nel diffondere l'amore, la speranza e la pace. Così sia. L'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori Organi e Tessuti, anche quest'anno ha organizzato sul Monte Vulture la Marcia per la Vita. È un'organizzazione che per anni ha portato qui sul Monte Vulture decine e decine di ragazzi, di famiglie, in nome della vita, in nome della pace e della solidarietà. Quest'anno siamo ancora più numerosi nonostante le incertezze del tempo. Con noi Donato Rapone, responsabile provinciale. Vorrei ringraziare innanzitutto l'organizzazione fatta dall'AIDO di Rapone e vorrei dire che c'è stato un aumento di sensibilizzazione per le iscrizioni in Lucania in generale. Tra il 2012 e l'inizio del 2013 abbiamo avuto all'incirca sulle 300 iscrizioni. Un incremento fondamentale questo per quanto riguarda la nostra area, in particolare il Vulture e Rapolla in particolare, che ha visto in Biagio Cringoli uno dei fondamentali fondatori, delle figure che più si è spesa rispetto ad altri per la realizzazione di questo grande progetto della solidarietà in nome dell'AIDO. Certamente è un impegno di anno in anno e con i risultati che otteniamo riusciamo, grazie alla volontà di tanti collaboratori, tanti amici che si gestano a informare, innanzitutto a informare in modo certo e sicuro, non tanto delle informazioni a volte distorte. E quello che raccogliamo a volte è proprio l'informazione distorta delle persone. Quest'anno abbiamo l'occasione di dare anche dei volantini, delle brochure di ricordare che in Basilicata 15 anni fa c'è stata l'osservatoria di Rassini, poi sono Walter di Mongi, adesso non ricordo tutto. Comune di Rapolla, dove ha sede appunto una delle prime organizzazioni nell'area del Vulture, e assessore, come saluta l'amministrazione questo evento? Io ringrazio e saluto, diciamo, la comunità di Rapolla. Siamo sempre attenti alle associazioni che comunque il mio obiettivo è ed ecco perché ringraziamo l'AIDO di Rapolla, ringraziamo l'AIDO provinciale e ringraziamo Biagio Cringoli per questa manifestazione. Paolo Di Leonardo da sempre si spende nella solidarietà, nel volontariato e in questo caso anche in veste di assessore del comune di Rionero. Credo che innanzitutto debba portare il saluto dell'amministrazione comunale di Rionero in Vulture, all'AIDO, ai suoi dirigenti regionali, provinciali e delle sezioni locali. Io credo che questa iniziativa si colloca, come dire, offre una testimonianza proprio nel nome della vita. In un momento che vede l'Italia assai particolarmente in crisi, in tutto
tutte le sue componenti. E quindi, diciamo, l'associazionismo, il volontariato risulta una componente assai come dire, forte, umanamente parlando, determinante nel ruolo di una condizione democratica che può vedere ricostruire l'Italia, le sue difficoltà e dal punto di vista della crisi occupazionale. Concludo dicendo sostanzialmente che è la testimonianza più bella che viene dall'Italia. Quindi esorto, diciamo, i dirigenti dell'Aido, i soci, ad andare avanti, a dare sempre più consistenza e forza a questa iniziativa. Anche gli amici da Potenza, per la prima volta qui nella organizzazione di questa importante iniziativa che si svolge per l'ottava edizione. Grande iniziativa, da ringraziare sicuramente tutta l'organizzazione, soprattutto Biagio, che credo che sia uno dei numeri uno di questa iniziativa. Io sono qui sulla zona, sulla piazza, come si vuol dire, come ritorno alla vita. Abbiamo aperto questa associazione proprio per quanto riguarda il mio problema personalmente. Abbiamo iniziato a sensibilizzare la gente e su Potenza abbiamo fatto oltre 400 adesioni nell'arco di 3 mesi, forse 4 mesi, quindi stiamo lavorando molto di più, stiamo andando alla grande e sicuramente non ci fermeremo qua, perché siamo volenterosi di andare sempre più avanti. Grazie. Ecco via, fra i fondatori ormai decennali, pluridecennali dell'Aido, c'è un incremento, dicevamo prima con Donato Rapone, di iscrizioni, sensibilizzazioni alle scuole. Che cosa però manca, che cosa viene meno da parte forse dell'istituzione? Beh, l'istituzione diciamo che non è stata mai presente. Da 18 anni che stiamo lavorando su questi campi, abbiamo rivolto più volte delle domande al 131 comune della Basilicata, ma nessun comune ci ha mai risposto positivamente, e quindi noi ci organizziamo come meglio possiamo per portare avanti il discorso dell'associazione. L'associazione che in Basilicata non si era mai fatto un prelievo, da 18 anni che stiamo lavorando, siamo diventati la prima del centro-sud almeno l'anno scorso, ma però nello stesso tempo abbiamo avuto il 60% di rinnego. Cioè vuol dire che noi avremmo potuto essere la prima d'Italia, ma non l'abbiamo fatto perché per colpa nostra sempre, perché non riusciamo ad arrivare da nessuna parte, perché i costi sono diventati quelli che costano, quelli che sono, nessuna istituzione prende a cuore la nostra missione, perché io lo considero tale, è una missione, quelle che partecipano al volontariato Aido. Le altre associazioni si possono dimostrare come vogliono, perché hanno anche i loro budget e se ne fregano delle altre associazioni. Però i comuni qui sono presenti, almeno Rio Nero e Rapolla, e hanno dato ampia disponibilità di quello che loro intendono fare e hanno fatto in questi anni e che continueranno sicuramente a fare. Sì, l'hanno fatto, però avremmo voluto anche che una risposta positiva alle lettere che abbiamo inviato al 131 comune della Basilicata per far presente che esiste l'AISA, ma anche quello dove non esiste l'AISA se ne sono disinteressato. Io ringrazio comunque i comuni che danno una mano a queste associazioni, perché non lo facciamo solo per noi, noi lo facciamo per le persone che soffrono, che hanno bisogno di un trapianto. Aiutateci a far soffrire meno le persone che hanno bisogno di un trapianto. Ne sono 9.000 in attesa di trapianto. Grazie signori. Siamo ospiti qui della struttura dello chalet, siamo in alta montagna, al Monte Vulti, il tempo ha risposto. E l'Aido ringrazia anche gli amici di Melfi che per l'ospitalità nell'antico chalet, ormai di oltre 40 anni, qui sul Monte Vulti, è spesso abbandonato, ma grazie a voi è risorto in qualche modo. Sì, innanzitutto vorrei ringraziare Biagio per la egregia iniziativa che continua a portare avanti, sono 8 anni. Questa iniziativa è in nome della vita. Noi partecipiamo con piacere, siamo l'associazione escursionisti di Melfi che si sta trasformando in sezione CAI di Melfi e del Vulture, e quindi continueremo a partecipare con gioia a questa egregia iniziativa che è per la vita, ma voglio cogliere l'occasione per dire anche è un modo per far vivere questa struttura che non si chiama più chalet ma si chiama Rifugio Monte Vulture ed è a disposizione di tutte le associazioni, di tutti i comuni della zona del Vulture che vogliono far vivere la montagna e vogliono far vivere anche questa struttura che non diventi e non rimanga all'abbandono. L'Aido, dicevamo prima,
riscopre anche l'idea dell'associazionismo, della natura, della divulgazione in nome della vita. Ecco, da Valsinni a Potenza, a Matera, a Rio Nero, a Rapolla, abbiamo ampliato. Come regione rispondiamo bene? Diciamo sì, però c'è ancora molto da fare e speriamo che come queste manifestazioni ce ne sia altre e si sta seminando bene. Devo ricordare tutti i donatori aidini che si sono succeduti dalla nascita dell'associazione Aido, i quali hanno risposto con generosità al messaggio d'amore, di fraternità e alla spontanea donazione di parte del loro corpo dopo la morte. Dio ci aiuti tutti insieme a credere sempre nella vita e a lavorare per la vita. Con questi sentimenti di gratitudine viviamo questo momento di gioia, guardando avanti al domani, che ci aspetta con più speranza, perché oggi qualcuno si dona per un futuro di una vita migliore. Oggi ricordiamo Giuseppe, Rossella, Walter, Pasquale Di Tolve, l'ultimo donatore multiorgani di Rapolla che ha dato la propria disponibilità. E con questo vogliamo fare una giornata di gioia, non una giornata così di mesta. Ecco, deve essere una giornata viva, viva per la vita. Lorena ci leggerà la preghiera del donatore. Signore Dio, tu che dall'alto vedi le miserie delle sofferenze umane, tu che hai sacrificato tuo figlio per la salvezza dell'umanità, tu che hai fatto un uomo libero, libero a me dall'egoismo, e ti sei di rendere i fratelli sofferenti, Signore, che tu mi hai dato. Fatti una parte di me, dopo la mia morte, renda felice a te e a te, colpiti da malattie e bisognosi di trapianti. Dammi la gioia di donare come hai fatto tuo figlio di croce, almeno una parte del mio corpo perché possa rendermi utile nel mondo l'amore, la speranza e la pace. Così sia. Del Divin Crocifisso. Qui, nell'eremo del Divin Crocifisso, la fede e l'amore in Cristo si eleva. Nel varcare il giardino, un alone mistico di me si appropria. La mente di visioni sacre si abbevera ed il cuor fa leggero. Il camminar si libera dalla ghiaia ed il Cristo mi si para innanzi. Nel suo baglior di pietra immenso si staglia ed il genuflettersi è dolce e sentito. Nel silenzio angelico il pregar di serenità mi avvince e la pace mi invade e mi appaga. Qui, in questo Getsemane in fiore, gli apostoli non hanno disertato. Qui, sotto altre vesti, aleggiano e una samaritana d'oggi s'affanna ad accudirli. Io li ho sentiti e veduti, fra rose e rovi, a spiluccar spine, nei gigli immacolati e nei ciliegi in fiore, nelle farfalle festose e nel cinguettio di uccelli, in un cane cieco e nelle colombe all'uggia dell'ulivo, nei rintocchi delle campane
nel cielo ardente e nel profumo sacro dell'incenso. Gianluca Moccia ha avuto un trapianto alcuni anni fa, oltre 10 anni fa. La tua esperienza prima e dopo l'esperienza del trapianto? Prima si fa una vita penalizzante perché ti devi precludere a non bere, a non mangiare, tutta una serie di cose, e nell'attesa del trapianto c'è sempre la speranza, perché si è giovani, perché si ha la voglia di lottare, di credere, perché si è giovani. Quanti anni avevi quando hai avuto l'intervento? 26 anni, sono passati 13 anni, il prossimo 25 novembre quest'anno sono 13 anni trapianto e si è ritornata alla vita. Oggi sto meglio di prima, ma grazie alla donazione, perché appunto dobbiamo sempre invogliare per la donazione, che è un fatto concreto, grazie all'AIDO e a tante associazioni che credono nella donazione e alle famiglie che accettano di donare per salvare tante vite umane. E questo è bello perché, ripeto, si ritorna alla vita e ritornando alla vita si sta bene. Hai preso attività anche lavorativa, tutto quello sì, che... Sì, in minima parte, perché lavorando in edilizia è un po' più pesante, quindi non posso fare più dei lavori pesanti, però lavori più o meno non tanto pesanti li faccio. Quindi una vita normale, ecco, non mi preoccupo di nulla. Cosa suggerisci ad altre persone che sono magari nell'indecisione, nell'incertezza? Di fare il trapianto, perché il trapianto è vita, di credere al trapianto, perché col trapianto, ripeto, si ritorna alla vita, si ritorna a stare meglio di prima. Ripeto, ci vuole tanta forza di volontà, però ci vuole soprattutto fiducia, ci vuole fiducia, perché il trapianto è vita. Sì, dove? A Napoli, al Policlinico Federico II, veramente una clinica stupenda, al di là che vuoi che se ne dica di Napoli, che se ne... Rene, tu l'abbiamo andato di Rene. Cammino molto nello sport. Attività sportiva hai continuato a farlo, continui a farlo, è importante fare sport. È importantissimo fare sport, almeno i 30 minuti, e quarto d'ora a piedi del giorno lo faccio. E mi mantengo sul mangiare, perché anche il mangiare è una cura, anche il mangiare è uno sport. Che non possiamo tante poi prendere peso, e quindi dobbiamo stare attenti a tante cose. Che assieme al circolo Il Carpine di Possidente hanno inteso aderire alla giornata mondiale della musica che si svolge in contemporanea con Assisi. Un saluto va alla parrocchia della Santissima Trinità di Lago Pesole nella persona di Don Massimiliano Scavoni, che è qui presente, e della cui immagine, quella della Trinità che vedete alle mie spalle, spero possa tornare in possesso presto, perché questo è un quadro del 1700 che era posizionato qui nella cappella del castello e che Don Massimiliano, assieme ai suoi ottimi ed efficienti collaboratori, hanno esposto durante la festa della Santissima Trinità e che sperano, insomma, in un futuro abbastanza vicino possa tornare qui o nella cappella del castello, addirittura nella chiesa della Santissima Trinità. Il titolo di questo brano, che sarà cantato insieme dalle due corali Vox Populi e Il Carpine, è Bolingo Wazambe. Thank you.
È davvero bello vedere questa chiesa così stracolma di persone, la gioia che trasmettono le corali, ma anche tutte le persone che sono qui. E non potevamo, come dire, concludere meglio se non con la corale diocesana, diretta da Roberta Giannini e da Pino Cinis. Il Concilio Vaticano II ha individuato come uno dei capisaldi della riforma e della promozione della liturgia l'impegno nella formazione di tutti i fedeli alla partecipazione piena, consapevole e attiva alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del battesimo. Per il raggiungimento di questo obiettivo molto si è fatto e si fa, in modo particolare affinché la celebrazione eucaristica domenicale possa con sempre maggiore efficacia rinnovare in ogni luogo e in ogni tempo la sorgente dell'amore, della gioia e della grazia. In questo lavorio portato avanti nelle nostre parrocchie, con l'anno pastorale 2004-2005, l'ufficio liturgico diocesano ha avanzato la proposta della scuola diocesana per l'animazione del canto nella liturgia. Una iniziativa pensata per quanti già sono all'opera nelle proprie parrocchie per animare il canto nelle celebrazioni liturgiche, ma che avvertono il bisogno di una maggiore formazione e di un continuo aggiornamento. Da questa iniziativa è sorto il coro diocesano Subtuum Presidium, coro che prende il suo nome dal motto episcopale del nostro caro arcivescovo, Monsignor Agostino Superbo, quale segno di filiale riconoscenza, giacché in tutti questi anni ha sempre voluto, incoraggiato e sostenuto questa iniziativa di formazione. Allora da varie frazioni di Avigliano, da Baraggiano, Bella, dal comune di Figliano, prego. Da Cerno, Nola, Potenza, Sassi di Castalda, Satriano di Italia, Savoia di Italia, Vigiano, Villa d'Agri, diretto dai maestri Pino Cilis e Roberta Giannini, il coro diocesano è lieto di essere qui questa sera per vivere insieme proprio un'esperienza che punti ad esaltare l'essenza sacra ed epifanica della vita e ad elevare al cielo un grande grazie per il dono che la provvidenza ha voluto fare a noi tutti di Papa Francesco. Buon ascolto a tutti.